Capitolo 8. Ho incontrato Chiara alle 19 da Giacomo. Ogni tanto ci vedevamo a metà strada tra lo studio e dove abitava lei in Piazza Tricolore. Andavamo verso Porta Venezia, sotto gli alberi al lato dei Bastioni, Piazza della Repubblica e poi ancora avanti, fino a Corso Como. Salivamo in Piazza Gaia Aulenti, tornavamo indietro a Corso Garibaldi e poi Largo Treves, via Solferino, Piazza Cavour. Attraversavamo i giardini di nuovo a Corso Venezia, le zone più belle di questa città. Neanche 6 chilometri, ma quasi di corsa. Lei camminava sempre veloce, diceva che aiutava il cervello e la circolazione. Sono andato a passo di marcia da via Mascagni fino a Corso Vittorio Emanuele con il Duomo sparato davanti. Ho attraversato la piazza, sono entrato a Palazzo Reale e appena sulla sinistra c'era Giacomo. Ci andavamo spesso. Era caldo e accogliente come pochi altri posti a Milano. D'inverno ci sedevamo nella sala di sopra, con le sue librerie e l'aria un po' decadente, le luci soffuse e il caldo torrido anche a gennaio. L'estate ci mettevamo seduti ai tavolini in cortile sotto i gazebo. Certo che del caso Rossi non ne sapevo molto più di prima. Avevo preso un impegno e volevo portarlo a termine, ma fino ad ora niente. Nessuno dei più stretti collaboratori aveva interesse alla sua scomparsa, eppure non se ne sapeva niente da 15 giorni. Avrei aiutato Alessandro, avrei ritrovato suo padre a tutti i costi. Se non fossi riuscito, avrei ridato alla Meda l'anticipo e l'onorario. Quando era così, prendevo solo il rimborso spese. Ma non era così. Non mi piaceva lasciare i casi insoluti. L'ho vista da lontano mentre scrivevo al cellulare. Ridacchiava tra sé e sé, chissà chi era. Alzata la testa con il suo viso un po' infantile. Ben arrivato, Miller, finalmente. Ma se sono in anticipo, ho esclamato. Sei tu che sei arrivata troppo presto. Eh sì, lo so. Ma tu sai che arrivo sempre prima, dovresti essere così cavaliere da farti trovare già qui, mi ha detto con un sorriso. Ma perché a guardarla mi prendeva un non so che allo stomaco, Miller il romantico. Ah sì, va bene, hai ragione. Me ne scordo sempre, perdonami, le ho detto sorridendo anch'io. Ci siamo seduti al tavolino d'angolo, quello in fondo al cortile. Ci piaceva osservare chi andava e veniva, le ragazzine con i pantaloncini a filo di culo vacillanti sui trampoli, i ragazzini spavaldi in jeans e camicia bianca, il gioco vecchio come il mondo degli sguardi. Chiara ha preso un frozen margarita. Io il primo spritz. Come procede? Mi ha detto. Il caso Rossi, dico. Sembri, non so, preoccupato, mi ha detto tirando su dalla cannuccia. Quando mangiava era vorace e velocissimo. Nessuno di quelli con cui ho parlato alla Fondazione Doriana mi è stato d'aiuto. Nessuno aveva interesse a che Rossi sparisse. Nessuno aveva grandi rancori, anzi, ci prenderebbero tutti se non tornasse. È una preoccupazione per tutti, ma non dicono niente, mi ha detto, mandando giù tutta intera una tartina. Credo anch'io. Secondo Ion, hanno paura di perdere la poltrona se parlassero troppo, e Rossi se rifacesse vivo. Pare un tipo irascibile il nostro commercialista, oltre che dispotico. Delle volte mi chiedo perché Ion non faccia lo psicoterapeuta, ha ridacchiato Chiara. È che non sopporta l'ipocrisia della Milano Bene. Quando i genitori sono arrivati dalla Cina, nessuno voleva affittargli un appartamento, ma se offrivano il doppio, allora non c'erano problemi, ho detto. Ma lui è nato qui, no? Ha chiesto Chiara. Sì, è nato qui, ma non sopporta l'ipocrisia ugualmente, ha detto pensando, ho detto pensando Ion. Cosa vuoi fare adesso?
Forse dovresti andare a casa dei Rossi. Sì, credo anch'io, ma non posso perché è la Meda che mi ha dato l'incarico. Non è nemmeno di famiglia, ho detto. Forse è più di famiglia di quello che dà a intendere, ha osservato Chiara. Una vendetta della moglie? Perché chi ha più da perdere se Rossi non tornasse? È proprio lei la Meda. Io andrei a parlare anche con i collaboratori dello studio. Magari viene a sapere come stanno le cose a casa Rossi. La moglie e i figli che ne dicono? Mi ha chiesto Chiara, guardandomi dritta negli occhi. Il suo piattino di tartine e pasta fredda era finito da un pezzo. Io ero al secondo spritz. Hai ragione, sai. Devo fare un po' di domande a quelli dello studio e cercare di farmi un'idea di come stanno le cose in famiglia. Spero che qualcuno di loro mi chieda di indagare sulla scomparsa. Hai notato Chiara? Certo che se un uomo così, che molla tutto e svanisce nel nulla, deve essere fonte di grande imbarazzo per loro. Credo anch'io, le ho risposto, mettendo la mia mano sulla sua. Che fai, Miller? Ci provi? Io? No, no, ovviamente, le ho risposto scrollando le spalle e togliendo la mano. Lei si è messa a ridere e ha ordinato acqua per sé e un altro spritz per me. Mi conosceva bene lei. L'ho guardata. Il suo volto cambiava velocemente come il cielo del Massachusetts. Ora la sua qualità era il vento. Sembrava un animale pronto a fuggire. In quel momento guardava il viavai di persone con occhi un po' persi. Non sapevo immaginare la mia vita senza di lei. Ma parleremo mai di noi, Chiara? Gli ho chiesto quasi serio. Lei si è voltata appena e ha guardato oltre di me. Ma c'è proprio bisogno? Sono 3 anni che continuiamo a vederci, mi ha risposto, improvvisamente seria. Ho ripensato a quando siamo stati insieme a casa sua 3 anni fa. Lei era veloce, intensa, vibrante. Pensavo che non ci saremmo mai più rivisti. E invece, dopo qualche giorno, beveva un prosecco sul mio terrazzo e sorrideva. Era rimasta. Una notte stavamo a letto quando alle 3 passate è squillato il cellulare. Ho risposto per abitudine, era Giovanna, la donna del momento. Mentre cercavo di rassicurarla che ero solo e che non avevo risposto prima perché il cellulare si stava scaricando, Chiara si rivestiva. Mentre riattaccavo se n'è andata, con calma, senza far rumore. L'ho raggiunta. Lei mi ha detto, c'è troppo traffico, Lorenzo, non mi va. Non mi aveva mai chiamato Lorenzo. Anche l'altra volta hai risposto al cellulare mentre stavamo insieme, nel bel mezzo della notte. Pensavo fosse un caso che stavolta l'avresti spento, mi ha detto con un sorriso tirato. Te l'avevo detto che mia madre è sola, non posso spegnerlo. Pessima scusa. Mi ha guardato socchiudendo gli occhi e con un'alzata di spalle se n'è andata. Dopo quella notte l'ho cercata spesso. Ma non mi ha mai risposto. Però non volevo aspettarlo sotto casa, non volevo giustificarmi, non avevo nessun obbligo, ma avrei dovuto farlo, Miller lo stronzo. Lei non mi ha più cercato. Dopo 8 mesi, Mario mi ha detto che si liberava lo studio di fronte al mio. Non era proprio uno studio, però, era un archivio. Sapevo che Chiara cercava un posto dove mettere i suoi libri e scrivere in pace. Visto che non mi rispondeva e che mi aveva bloccato su WhatsApp, le ho lasciato un messaggio dicendo che Mario, l'amico avvocato che aveva conosciuto con me al ristorante, poteva farle avere un mezzo ufficio, un pieno centro, un prezzo simbolico. Un suo cliente era il proprietario del palazzo e gli doveva un favore. Non gli ho detto che Mario aveva già contrattato per l'affitto del mio studio. Così siamo vicini, andiamo a caccia insieme, Miller. Mi ci era trasferito un mese dopo la notte della telefonata famosa.
Così era venuto a stare di fronte a me. Prima veniva solo un paio di volte a settimana, ora ogni giorno, e io piano piano mi ero messo ad aspettarlo. Lo so che sono 3 anni che ci vediamo, ma non dicevo di vederci così, lo sai. Lo so, mi ha detto con un'occhiata obliqua. Poi ha messo la sua mano sulla mia e ha continuato. Vedrai che risolveremo la situazione. Vedrai che qualcosa cambierà e che sarà bello. Avrei lasciato la sua mano sulla mia tutta la sera. Mi sarei alzato, l'avrei baciata sulla bocca e l'avrei portata in braccio fino a casa. L'avrei messa lì sul mio letto. L'avrei guardata a lungo e l'avrei amata. L'ho guardata soltanto. I suoi capelli brillavano nella penombra del gazebo. Le ho risposto, cercando di crederci. Sì, lo so che qualcosa cambierà e che sarà bello.